continuiamo con riprendiamo se volete con lo scrivere qualche simulatore e in particolar modo prendiamo il simulatore più comune in assoluto fra tutti i possibili simulatori ed è il simulatore di code, ovvero sia ci sono tante persone che devono fare una qualche operazione e io devo decidere come organizzare un certo numero di postazioni che offrono un servizio di sportelli e vedere come si comporta la coda, come si comportano le code al variare del numero di sportelli, delle strategie, eccetera. L'approccio più semplice è quello di dire io ho un certo numero di code a disposizione, un certo numero di sportelli, davanti a ogni sportello si forma una coda. Quando le persone arrivano decidono in quale coda mettersi e nello sportello verranno servite le persone nell'ordine in cui sono arrivate. Questa è quello che succede, diciamo, abitualmente, questo è quello che succedeva fino a non troppo tempo fa nelle poste italiane o nella farmacia che ho sotto casa, ad esempio, mi fa regolarmente imbufalire, ma questo è un altro discorso, per cui c'è una che mi passa davanti perché si mette in un'altra, io trovo sempre la coda più lenta. Però questo è quello che noi vogliamo fare come simulatore. Ci sono domande su non dovrebbe esserci nessun dubbio su quello che facciamo. E quindi proviamo a scrivere da zero l'ennesimo simulatore. Proviamo a scriverlo leggermente diverso rispetto a quello che abbiamo fatto la volta scorsa. Però l'idea è sempre quella di un simulatore event-driven. Allora, facciamo il nostro progetto. Simulatore di code. Per chi si è unito soltanto adesso, cerchiamo di scrivere insieme il simulatore, un simulatore per il più tradizionale dei simulatori event driven, che è la simulazione di più persone che arrivano e richiedono un servizio. Nell'idea classica noi abbiamo un certo numero di postazioni in grado di erogare il servizio, quindi un certo numero di serventi, le persone arrivano, si mettono in coda davanti dove vedono meno persone che aspettano e man mano queste postazioni servono nell'ordine in cui le persone sono arrivate. Quindi la persona che arriva sceglie qual è la coda in cui andare e una volta che si è messa in coda aspetta lentamente il suo turno. Questo è quello che succedeva nelle poste e nella maggioranza dei supermercati fino a qualche tempo fa. Uno arriva, vede qual è la cassa con meno persone, si mette in fila lì e tutti gli altri passano prima di lui nelle casse a fianco. Allora, quando facciamo un simulatore, la prima cosa da costruire, da mettere, la prima cosa che abbiamo fatto finora, è la classe che gestisce in qualche modo l'evento. Quindi lo mettiamo in un qualche package e facciamo la classe evento. Allora, la classe evento
che cosa avrà bisogno? Beh, allora innanzitutto la classe evento, siccome è l'elenco, l'evento in una lista di eventi, la lista di eventi, abbiamo visto che la event list in realtà non è una lista ma è una coda prioritaria, il nostro evento deve estendere comparable. E quindi si scrive così? Vabbè, a questo punto la nostra classe evento dovrà avere sicuramente al suo interno, visto che noi vogliamo i nostri eventi ordinati secondo il tempo, un istante in cui avviene l'evento. E finora abbiamo sempre usato un long. Abbiamo anche bisogno di un tipo di evento. Allora, quali sono gli eventi che possono capitare nel nostro simulatore? Ma facciamo una enum. Allora, un evento che possiamo avere è sicuramente il cliente che arriva, e poi dopo pensiamo a quali possono essere gli altri eventi. E avremo il nostro tipo dell'evento. Quindi un evento può essere di una serie di tipi diversi. Abbiamo visto che in alcuni casi è importante legare, associare anche dei dati all'evento. Allora, in questo caso, visto che parliamo di persone che arrivano e persone che vengono servite, potrebbe aver senso pensare a una classe customer, persona che arriva, e quindi associare qui un customer a ogni evento. Quindi l'evento è un evento riferito a un certo cliente che sta entrando nel mio sistema perché vuole essere servito, viene servito, esce dal sistema, vediamo quali possono essere le cose che succedono. Allora. Scusate se avevo messo extends. Allora, a questo punto dobbiamo implementare effettivamente il compare to e che però abbiamo visto essere assolutamente banale. Per cui perché ho ancora un errore? Perché compare to. Eccolo qua. Event type, scusate. Timestamp. Oh, timestamp. Ok. Chiedo scusa. Allora, quindi il compare to semplicemente chiama il metodo del long per confrontare i due timestamp e restituisce il minore. A questo punto potrebbe aver senso costruire una classe per gestire effettivamente i customer. Quindi
aggiungiamola. Vediamo che cosa ha senso metterci, però diciamo che un evento è un certo evento per un certo cliente. Allora, il che eventi vogliamo gestire? Allora, un cliente arriva nel nostro sistema, ditemi voi, un cliente viene servito, un cliente esce. Servito, una bella parola. Quindi questi sono gli eventi che noi vogliamo gestire nel nostro sistema. A questo punto possiamo iniziare a pensare a qual è l'aspetto del nostro simulatore. Allora, il nostro simulatore di che cosa ha bisogno? Allora, avrà sicuramente bisogno di una coda di eventi. Qui ci manca chiaramente un po' di import per farlo contento. Poi di che cos'altro avrà bisogno? Ma se io voglio simulare una situazione in cui ho un certo numero di postazioni e un certo numero di code, chiaramente mi serviranno le code, una coda per postazione e le postazioni. Ma le postazioni, vediamo dopo come possono essere, quindi quante postazioni ho, e poi avrò bisogno di un certo numero di code, una per ogni postazione, quindi avrò bisogno di un array di code. Code, che cosa c'è nelle code che sta aspettando? I customer. E quindi abbiamo un array di code, una coda per ogni una coda per ogni counter, per ogni postazione in cui può essere servito. E iniziamo a pensare a come possiamo effettivamente, a cosa fa il costruttore di questa classe. Beh, possiamo dire che il costruttore riceve come parametro quanti sono le postazioni. Quindi, a questo punto
e a questo punto devo creare, io semplicemente ho creato un vettore di code, devo creare effettivamente le code, una per ogni posizione del vettore. Posso metterci tranquillamente una linked list. Adesso, perché mi protesta? Ah, sì. Allora. No, che cos'è customer queue? Scusate, new linked list customer. Ok. Importiamo linked list e qui continuiamo ad avere un warning in realtà perché qui stiamo facendo un new di una lista generica, quindi non abbiamo nessun modo per controllare che effettivamente le cose siano corrette. Non so come farlo, se voi sapete come fare in Java per riuscire a non avere questo warning, ditemelo. Io so come rimuoverlo, ma non è senz'altro la cosa più elegante da fare. Perché io voglio avere un vettore di code e non voglio mettermi a usare una classe della Java Collection Framework per avere un array di code, quindi che questo sicuramente mi darebbe la possibilità di avere tutto il controllo sul tipo. Se esiste un sistema per convincerlo che qui noi stiamo facendo un vettore di code di un certo tipo, ditemelo. Comunque, quello che noi facciamo qui è creare un certo numero di code. A questo punto potremmo anche iniziare subito, quanto prima, a mettere il main che. Mettiamo il main. Vedere subito il main mi tranquillizza, diciamo. Cosa è successo? Allora, qui sicuramente mi serve la classe core del simulatore. Importiamo il simulation core. Ah, sì, qui in realtà dobbiamo dargli un numero. Diamogli 4. Diciamo che siamo partiti. Qui perché non gli va ancora? Sì, certo, scusate, il costruttore qui. È meglio se lo facciamo public. Allora, iniziamo ad avere il nostro programma, semplicemente che. Mettere un punto e virgola. Potrebbe aiutare. E iniziamo ad avere il programma che non fa assolutamente nulla tranne partire e possibilmente non andare in crash. Ok. Allora, torniamo ad occuparci della nostra classe core. Allora,
A differenza di quello che abbiamo fatto nelle volte scorse, in cui avevamo una classe che aveva due metodi, uno ci sono ancora eventi e il secondo era sbrigati e diciamo gestisci il primo evento della coda. Questa volta io preferirei fare una classe che mi permetta di interrompere la simulazione in base al tempo. Quindi io vorrei avere una funzione che fa sì il primo evento, ma restituisce un long che mi dice quando è stato il primo evento, l'evento che ha fatto, in modo che dal main io possa dire finché il tempo non supera un certo punto, continua a simulare. Quando il tempo supera quel certo punto, interrompi la simulazione, anche se ci sono ancora eventi. Quindi, a differenza delle altre simulazioni che abbiamo fatto, che andavano avanti finché c'erano eventi, questa simulazione qui la vorrei far andare avanti per un certo tempo. Quindi, public long do step. Nessun parametro. Allora, vediamo un po'. Se la coda degli eventi è vuota, event list is empty. Se la coda degli eventi è vuota, allora se la coda degli eventi è vuota io restituisco come il timestamp più lungo di tutti, per cui gli dico che nel tempo siamo arrivati a più infinito, fra virgolette, quindi siamo andati talmente avanti che qualunque sia il limite che ha messo il main, quando la coda degli eventi è vuota sicuramente non c'è più nient'altro da simulare. Quindi in questo caso devo andarmi a vedere qual è il long più grande di tutti, ed è questo. Se no, a questo punto devo estrarre l'evento dalla coda e il metodo per estrarlo qual è? Me lo dimentico sempre. Remove, me lo confermate, remove dovrebbe essere il metodo che estrae un evento dalla coda e se la coda era vuota si pianta, quindi genera un'eccezione, che in questo, quando noi stiamo scrivendo un programma per, diciamo, per giocarci, tutte le volte che c'è un errore e lui si pianta è un bene. E la cosa più grave che può succedere è che ci sia un errore e in qualche modo lui lo mascheri e non ce lo faccia vedere. Quindi tutte le situazioni non previste devono uscire in un modo ben visibile e ben drammatico. Quindi l'evento, questo, la remove dovrebbe essere quella. A questo punto, in base al tipo di evento, perché equals? Ah, certo, perché, scusate, questi li ho messi private. Cosa preferite, i getter e i setter, oppure li mettiamo public, visto che stiamo facendo le cose veloci e chi se ne importa? Chi vota i getter e i setter, alzi la mano. Chi per avere tutto pubblico in modo brutale? Bene, i bruti hanno vinto. Se no, comunque con getter e setter con Eclipse sono velocissimi. Uno, dov'è? Ah, ecco qua. E lì se li genera al volo. Va bene, tutto pubblico. E quindi punto event type, ecco qua, e a questo punto aggiungiamo tutti i case
Beh, qui break tanto vale. Potrebbe essere così. Sì. Quindi come default è addirittura un'eccezione. Voglio che il programma si blocchi non appena c'è qualcosa che non mi aspetto. Allora, che cosa succede quando un utente arriva? Quando un utente arriva, tendenzialmente andrà a mettersi in coda da qualche parte. Allora, visto che ho l'impressione che dovremmo scrivere un bel po' di codice in tutti questi vari case, tanto vale avere delle funzioni e poi andare a scrivere direttamente nelle funzioni. Quindi in questo caso qui, customer, new customer, e gli passiamo come parametri l'istante e il customer che è arrivato, e sono entrambi dentro l'evento E. Quindi diciamo che abbiamo spostato il problema a scrivere la funzione new customer. Sono un po' troppe parentesi. Allora, perché c'è un errore qui? No, per cui devo mettergli che tipo sono. Allora, long e timestamp e customer. Ok, formattiamo come vuole fatto lui. E vabbè, qui se invece ho preso l'evento, quello che dovrò ritornare alla fine è il timestamp dell'evento. Quindi se ho un evento, la mia funzione restituisce qual è l'istante di tempo a cui è arrivata la simulazione processando quell'evento. E quindi il main potrà decidere se continuare oppure interrompere la simulazione. Vediamo il new customer, cosa deve fare? Beh, il new customer deve andare a vedere in quale coda andare a sistemare la persona. Quindi, tendenzialmente, in quale coda andrà? Andrà nella coda più sgombra, quindi quella che ha meno persone. Allora andiamo a cercarci qual è la coda con meno persone. Per ora la coda con meno persone è quella 0. Facciamo un bel ciclo for. Le code qui, come si chiamavano? Quante code avevamo? Num counters. Vediamo un po', se il nuovo, come si chiamava, customer queue, se customer queue di t.size è minore di customer queue min.size, allora min è uguale a t. Quello che sto facendo qui è scorrere tutte le code che ho all'interno del mio simulatore, andare a scegliere quella con meno persone e mettermi in coda su quella. Posso dirvi subito che questo non è quello che fa una persona.
voglio vedere il primo di voi che se ne accorge, ma poi quando lanceremo le simulazioni probabilmente troveremo dei risultati che non ci sembrano avere molto senso. Perché in realtà quando io arrivo alle casse del supermercato non guardo quello. Allora, a questo punto io comunque ho deciso in qualche modo che vado a mettermi nella coda min e quindi dovrò customer queue min punto add il mio customer e l'ho messo in coda. E ho messo il mio mino, l'ho messo ad aspettare in quella coda. Devo fare altro? Ma probabilmente no. Vediamo un po'. Time stamp. Customer. Questo potrebbe essere un'idea. In un certo istante il nostro customer si è messo in coda a una certa coda. Allora, vi ricordate quando avevamo quali informazioni potrebbe avere bisogno il nostro cliente? Di quali informazioni potrebbe aver bisogno? Ma mi verrebbe da dire che io tengo traccia di quando arriva, quando se ne va e tutto sommato quanto tempo ha bisogno di impiegare allo sportello, perché adesso lasciamo stare il supermercato, dove è vero che a volte ci sono quelli con il carrello con la spesa per sette persone per sette giorni, ma pensiamo al tipico ufficio pubblico. La maggior parte delle persone arriva, si fa mettere un timbro e se ne va, e c'è qualcuno che ci passa le ore, perché non oso pensare a quali problemi gli possono avergli creato con i documenti. Quindi il nostro cliente, il nostro customer, ha almeno bisogno di questi tre elementi. Quindi deve aver bisogno di private long, il tempo a cui arriva, il tempo in cui esce dal sistema il tempo richiesto per fare la sua operazione, e mi verrebbe, tanto perché in questo modo riusciamo a tener traccia dei nostri clienti, anche un ID. A questo punto, il costruttore. Ma iniziamo a pensare a un costruttore molto semplice. Che non prende assolutamente nulla. E che tutto quello che fa è settare l'ID. Come setta l'ID? Ma internamente io posso avere una variabile contatore, perché tutte le volte che ho un nuovo customer la variabile contatore viene incrementata di 1. Non mi ricordo se va prima lo statico, prima il private, ma proviamo anche così. No, sembra che gli sia piaciuta. Allora, quando io creo un nuovo customer, io posso dire che l'ID incremento di 1
i customer totali e vado ad assegnare l'ID. In questo modo tutte le volte che creo un customer lui sarà uno totalmente nuovo. Poi generiamo la toString. Per ora mettiamoci soltanto l'ID. Per cui quando vado a prendere, a stampare una stringa, mi compare customer diesis e poi l'ID del customer. E in questo caso possiamo mettere getter e setter per tutti quanti gli altri. Quindi questo, questo e questo. Magia, tutte le funzioni sono state create. Oh, non sapete quando ho scoperto che bastava premere due tasti per farlo, veramente mi sono... Ho passato giorni e giorni a scrivere. Invece... Allora, quindi a questo punto, quando il nostro cliente arriva, in realtà nel core dobbiamo qui anche segnare, possiamo farlo qua sopra se vogliamo, che il nostro e.customer.setArrival del tempo che è e.timestamp. Quindi in realtà quando il nostro customer arriva io gli segno dentro che quello è l'istante in cui è arrivato. Per ora potrebbe bastare questo per iniziare a vedere se il tutto più o meno funziona, ma per vedere se tutto più o meno funziona mi serve in realtà ancora un'altra funzione comoda che è quella che aggiunge un evento. In cui semplicemente vado a non fare nient'altro che aggiungere un evento alla mia lista degli eventi. Ok. Quindi, da dentro il main, quello che posso fare è crearmi un customer e non ha bisogno di nulla tranne di importare, sì, però a questo punto importiamoli tutti, semplifichiamoci la vita. Quindi creiamo un customer, creiamo un evento. Allora, l'evento ha come nel costruttore, cosa aveva? Come primo parametro, non c'è nel costruttore, la facciamo subito. Costruttore, timestamp, event type e customer, nell'ordine, perfetto. Costruttore. Quindi timestamp, event type e customer. Timestamp 10, event type, e abbiamo customer arrives e C, il nostro che arriva, e poi abbiamo il nostro core che segna che è arrivato un evento. Non dovrebbe fare nulla, ma se non altro non dovrebbe piantarsi, che è già consolante. Quello che possiamo vedere è while sm.doSimulationStep minore di, diciamo che il nostro timestamp lo consideriamo in secondi e quindi
facciamo aspettare 60 secondi per 60, 60 secondi fa un minuto, per 60 fa un'ora, quindi un'ora di tempo di simulazione. Beh, while questo minore, direi che posso non fare assolutamente nulla. Vediamo un po'. E all'istante 10 il customer 1 arriva e adesso sta aspettando nella coda numero 0. Perfetto. Posso vedere se il tutto funziona inserendo ad esempio un altro customer che arriva all'istante 11. E in effetti all'istante 11 il customer 2 viene messo ad aspettare alla coda 1. Quindi apparentemente questo sta funzionando. Torniamo al nostro core. Allora, qui abbiamo detto che quello che succede è, io ho un evento che la persona arriva o la persona, com'è, la persona viene servita, abbiamo deciso che era un possibile evento, o la persona lascia il sistema, quindi ha finito di stare e se ne va. In ogni caso, quando avviene un evento, io a volte, in alcune simulazioni, nella maggioranza delle simulazioni che ho provato a fare in questo corso, mi trovo a aver bisogno di aggiornare altri elementi nel sistema. In particolar modo, quando una persona arriva, io mi posso chiedere se effettivamente c'è già una persona, un bancone libero e pronto a servire questa persona. Quindi vale la pena molto spesso di aggiungere una funzione che, diciamo, gestisce l'update, controlla, fa l'update del sistema. E questa funzione, andiamola a scrivere, sarà privata, void, status void. Beh, qual è una prima cosa che deve fare questa funzione? Una prima cosa che deve fare è scorrere tutte le postazioni e vedere se qualcuno è in grado di servire la persona che è appena arrivata. Quindi in realtà questa non è nulla come parametro, ma vale la pena di dirgli quando sta succedendo l'update. Quindi quando sta succedendo questo update del sistema. Allora, l'update del sistema, quello, diciamo, la prima cosa che posso fare è vedere se qualcuno può essere servito. Quindi, allora, come posso controllare se una persona è già servita oppure no? Allora, una possibilità è quella di tenermi traccia di che cosa stanno facendo tutte le varie postazioni. Quindi posso avere un array di postazioni e in queste postazioni io mi segno in queste postazioni se stanno servendo un certo cliente o se si stanno girando i pollici perché non hanno nulla da fare. Quindi posso andare qua e avrò in realtà bisogno di altre variabili, perché avrò bisogno di, vabbè, non counters ce l'ho già, private, a questo punto invece avrò un array di customer, counter, e quello che devo fare quando inizializzo, devo anche inizializzare il mio counter, deve essere uguale a new customer.
e tendenzialmente anche questo inizializzarlo. Cosa posso fare? Ma posso dire che il counter, quando non sta servendo nessuno, è null. In questo modo ho la mia variabile counter che mi dice se la postazione sta facendo qualcosa oppure no. Quindi cosa devo controllare? Se il counter T è null, quindi se l'omino nella postazione T si sta girando i pollici, e contemporaneamente la coda associata size è maggiore di 0, vuol dire che c'è una persona pronta e questa persona è e il counter è libero. Quindi cosa faccio? Ma direi la estraggo la prima persona dalla coda remove e la associo al counter. E poi devo generare un evento che la persona è stata effettivamente servita quando, nel tempo attuale, più uno che è il secondo che ci mette per arrivare fino dalla coda ad arrivare al bancone, più il numero di secondi che quella persona richiede per essere servita. Quindi allora, quando? Quando è now più 1 più, forse era meglio, ok, ce l'abbiamo già, customer punto, come get request, questo è quando lui riuscirà a essere servito, perché adesso più 1 più il tempo che impiega per essere servito. Poi l'evento che accade sarà event.servito e il customer, abbiamo C che è il nostro customer, e a questo punto possiamo aggiungere l'evento usando la nostra funzione addEvent. Quindi se uno qualsiasi dei counter è disponibile e la persona davanti e qualcuno davanti che sta aspettando, io lo devo segnare. E possiamo anche scrivere una print che il counter adesso sta finalmente riuscendo a servire la nostra persona. Vediamo un po' se già questo potrebbe iniziare a funzionare. Allora, 10 si mette in coda all'istante la persona, all'istante 10 la persona 1 si mette in coda nel counter 0, il counter 0 adesso sta servendo la persona 1, all'istante 11 il customer 2 si mette in coda nel counter 0, ovviamente, perché quando arriva il counter 0 è già vuoto, la coda è già vuota. Non abbiamo ancora gestito l'evento, che cosa succede quando la persona viene servita fino in fondo, però già dovrebbe esservi chiaro perché questo è sbagliato. Aspettiamo.
Allora, quando il customer viene servito, dovrò aggiornare innanzitutto qual è il tempo a cui viene servito, quindi punto customer punto set departure. No, te lo metto dopo. Quando il customer viene servito, io che cosa faccio? Se ne va tendenzialmente. Quindi potremmo anche togliere l'evento che il customer se ne va. Perché una volta che è servito non può fare molto altro. Ok. Allora, a questo punto, quando il customer è servito, che cosa succede? Ma diciamo che il customer lo segniamo, ci segniamo che se ne va in questo istante. Poi, ma di nuovo, chiamiamo una funzione a cui diamo come nome, aiutatemi un minimo, sui nomi sono sempre... vabbè, non chiamiamo una funzione, visto che non ci viene il nome, lo facciamo direttamente qui nello switch. Allora, quello che dobbiamo fare è andare a liberare la postazione in cui il customer stava effettivamente, in cui il nostro cliente era servito. Quindi innanzitutto dobbiamo capire qual era questa postazione. Quindi facciamo il nostro solito ciclo for. Se counter t è uguale a e.customer counter t è uguale a null. Quindi io spazzolo i counter, se trovo un counter che stava servendo quel cliente lì, lo azzero. Devo fare altro? Ma se ne va. Ok. Vediamo come sta andando la nostra simulazione. Allora, al 10 arriva il customer 1 che si mette in coda alla coda 0. E adesso all'istante 11, in realtà qui quando io servo qualcuno non scrivo l'istante di tempo, ma potrebbe essere... interessante vederlo. Nell'istante 10 il counter inizia a servire il customer 1, il customer 2 arriva all'istante 11 e si mette in coda, va davanti al counter 0 perché trova la coda vuota, all'istante 11 il customer 1 se ne va, all'istante 11 il customer all'istante 11 il counter 0 inizia a servire il customer 2, all'istante 12 il customer 2 se ne va. Forse non avevamo specificato di quanto tempo avevano bisogno i vari customer, che forse potrebbe essere più utile. C.set
requested 42. E 20. Perfetto. Allora, alle 11, al 10 il customer 0, il counter 0 inizia a servire il customer 1. A questo punto ai 53 hai finito e il customer 1 finalmente se ne può andare. Sempre ai 53 il counter 0 inizia a servire il secondo cliente e a 74 il secondo cliente se ne va. C'è ancora un piccolo errore perché noi abbiamo detto che in realtà noi consideriamo più uno qui. Quindi così potrebbe essere più corretto. Ai 10 arriva il customer 1, ai 11 questo inizia a essere servito nel primo counter, ai 11 arriva il customer 2 che si mette in coda davanti al counter 0, perché non c'è nessuno in coda. Ai 53 ho servito il primo, ai 54 inizio a servire il secondo, ai 74 ho servito il secondo. E qui dovrebbe essere chiaro perché non succede così nella realtà. Vedete il problema? Dai, sono le 5 e un quarto. Vedete il problema? Perché ai 74 esce il secondo cliente? Ha senso che il secondo cliente esca ai 74? La risposta è assolutamente no, perché il secondo cliente si mette in coda davanti al primo, alla prima postazione, perché non trova nessun altro in coda. È vero che non trova nessun altro in coda, ma c'è una persona che in quel momento viene servita. Quindi la postazione non è vuota. La postazione non c'è nessuno in coda, ma c'è uno che viene servito. Per cui se io arrivo e non c'è fila in nessuna delle casse, però tre casse sono occupate perché ci sono le persone dentro che stanno lavorando e la quarta è vuota, secondo voi dove vado? Quindi questo non è corretto. Io non vado nella cassa che è nella cassa che ha meno persone in coda. Io vado nella cassa che ha meno persone in coda e dove non c'è nessuno che è già servito in quel momento. Quindi ci sono milioni di modi diversi per scriverlo, però noi possiamo fare così. Le persone che aspettano nella prima cassa sono queste. E le persone che aspettano nella seconda sono queste. Poi se counter T diverso da null, NT, se counter min diverso da null e min più più, e a questo punto io posso fare l'if NT minore di N min. Di nuovo, ci sono qualche milione di modi diversi per scrivere questo stesso frammento di codice, però l'idea è che io quando faccio il confronto devo tener conto sia se le persone quante persone ci sono in coda, sia se la cassa è già occupata. E vedete infatti che a 10 arriva la persona 1 e si mette in coda davanti alla 0, a 11 quella persona inizia a venire servita, a 11 arriva il secondo che però si mette in coda nella cassa 1, a 12
la persona 1, la persona 2 viene servita nella cassa 1 e se ne vanno ai 32 e 53, entrambi hanno finito. Quindi questo già inizia a essere leggerissimamente più corretto. A questo punto dobbiamo iniziare a pensare a quali sono, a come vogliamo fare a tener traccia delle statistiche. Quali sono le statistiche che ci interessano in questa simulazione? Ma mi verrebbe da dire quanto aspettano in media le persone, quanto sono lunghe le code, quanto aspettano al massimo le persone e quanto al massimo è lunga una coda. Questi sono parametri che potrebbero interessarmi. In realtà anche alcuni parametri della distribuzione potrebbero interessarmi. Ad esempio è importante sapere se uno solo è stato sfortunatissimo e tutti gli altri molto bene, oppure in media sono andati tutti maluccio. Sono tutti fattori che cambiano molto la percezione, però possiamo iniziare a pensare a delle statistiche estremamente semplici. Perché interfaccia? Ok, class. E pensiamo a una classe statistiche. A volte succede qualcosa di strano. Ok. Allora, quante persone sono state servite in totale? Poi, ad esempio, quanto hanno aspettato in media? Ma quanto hanno aspettato in media? In realtà posso vederlo come un metodo, perché se io tutte le volte che una persona, un cliente, lascia il mio sistema, aggiorno quanto ha aspettato, poi quando qualcun altro mi chiederà qual è l'attesa media, vado a prendere l'attesa totale, la divido per il numero di customer e saprò l'attesa media per ogni cliente. Quindi in realtà quello che mi può servire è tot wait time. Min wait time, max wait time. Beh, average wait time in realtà no, perché abbiamo detto che quello lì lo faccio come... ci sarà un metodo che mi darà questo. Max queue length potrebbe essere un altro parametro che mi serve per tenere un minimo di statistica. Allora, perché ho una classe separata di statistiche? Fulvio, oggi vi ho fatto vedere il multitrading e l'idea, quello che vogliamo, quello che voi alla fine sarete in grado di fare è una simulazione che gira e una finestrella, ad esempio, che vi mostra col passare del tempo alcune informazioni medie sulla simulazione. Quindi vi permette in qualche modo di vedere effettivamente come stanno andando i dati e come stanno andando le situazioni. Quindi avere una classe separata che contiene le statistiche, questa classe poi in qualche modo i dati di questa classe finiranno con l'essere aggiornati parallelamente all'esecuzione del thread che fa girare la simulazione. Allora, per aggiornare le statistiche come posso fare? Ma per aggiornare le statistiche, ad esempio, posso aggiungere alle statistiche un customer. Quando il mio cliente lascia il sistema, ha già dentro tutte le informazioni che servono per aggiornare le statistiche. Quindi, facciamo il solito costruttore.
public, add customer, allora se io aggiungo un customer, beh, allora dovrò aggiungere e aumentare il numero totale di customer, poi cosa dovrò fare? Beh, il tot wait time sarà uguale a cosa? C.departure meno C.getArrival. E quindi aggiungo il tempo che questa persona è stata nel sistema. Potrei anche togliere, in realtà non è tutto waiting time, è anche, devo togliere anche il tempo che lui ha effettivamente impiegato per fare quello che doveva fare. Poi, diciamo che se Max, è più carino metterlo, long wait uguale. Siccome devo riusarlo, tanto vale fare una variabile. Quindi, dot wait time più uguale wait if max wait time maggiore, no, minore di wait, devo aggiornare. Finito, e per quanto riguarda il tempo minimo, beh, if min wait time maggiore di wait oppure dot customers uguale a 1, quindi se è la prima persona che sto inserendo, allora min wait time è uguale a wait. Quindi sto iniziando ad aggiornare le statistiche, per cui se il massimo è abbastanza ovvio, il minimo lo devo aggiornare o se è minore del minimo o se è il primo cliente che sto trattando, allora sicuramente quello che ha aspettato lui è il minimo. Direi che possiamo fermarci qui e riprendiamo domani.